Da oggi faccio 7 giorni mangiando zero carboidrati. Ciao grande, benvenuto sul mio canale. Prima di iniziare ti chiedo di lasciarci un like se ti è utile questo video, di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. La domanda più comune: perché stai facendo 7 giorni a zero carboidrati? Lascia che ti spieghi. Ho iniziato la mia fase di definizione più o meno 75 giorni fa, quindi un pochino più di 2 mesi, e mi ero imposto che sarebbe durata 90 giorni. In questo spazio di tempo ho perso oltre 6,5 kg e nonostante non avessi accesso alla palestra, mi sono allenato a corpo libero con qualche peso che avevo in casa, seguendo le variabili fondamentali scientifiche che potete trovare nel video qua che metto in sovraimpressione. Ora, verso la fine di questa fase di definizione, sto facendo una sorta di protocollo di scarica, ricarica, che in inglese si chiama Hell Week e Peak Week. Praticamente la Hell Week, che vuol dire settimana di inferno letteralmente, è una settimana in cui si riducono al massimo le calorie, soprattutto dai carboidrati, e c'è anche chi aumenta di parecchio il cardio che si fa per aumentare il dispendio calorico. Quindi eccomi con questi 7 giorni di scarica di carboidrati a virtualmente zero carboidrati. Ragazzi, vi mostro la cena di stasera. Ho trovato il modo per mangiare zero carb. Un segreto, raga: le verdure. Per cena mi sparo 230 grammi di questo macinato di carne manzo molto magro, come vedete c'è veramente pochissimo grasso. Poi ho preso dalla sezione congelata queste verdure miste che avete già visto, e per tutto questo pacchetto, tipo 300 grammi, ci sono 80 calorie. In più ho trovato questo keto rice, ovvero del riso, che però non è riso, è cauliflower. Cauliflower, non mi viene la parola, la metto adesso sullo schermo. E anche qua, per 300 grammi, sono solo 60 calorie, che è una cosa pazzesca. Quindi questo mi dà un sacco di volume. Qua mi prendo le mie proteine e i grassi. E poi, chiaramente, ci vado ad aggiungere un po' di ginger e salsa soia, queste ormai le conoscete. E in più, ragazzi, ho fatto una mega scoperta: qua a Dubai trovi solamente le bevande che non hanno alcol, e questa Budweiser ha solamente 70 calorie per tutta questa bottiglia, mentre una regolare ne avrebbe almeno 250-280. Quindi ho fatto una scoperta pazzesca senza nemmeno saperla. Madonna, ho svoltato! Cheers. Nice. Ma esteticamente qual è l'obiettivo? I carboidrati hanno 4 kcal per grammo, proprio come le proteine, e dagli studi scientifici sappiamo che ogni grammo di carboidrato che viene conservato nel muscolo sotto forma di glicogeno porta con sé ben 3 grammi di acqua. Quindi l'obiettivo è quello: verso la fine di una definizione, per bruciare ancora più grassi, buttare fuori l'acqua e apparire esteticamente ancora più definiti, può essere una buona idea fare una settimana a zero carboidrati. Yes. Guardate che bowl mega di proteine. Questo è pollo, 2 diversi tipi, e un'insalata greca qui sotto. E ragazzi, è la sera del secondo giorno dove faccio praticamente zero carboidrati. In realtà non è zero, ma è virtualmente zero carboidrati. Comunque una sorta di chetogenia, quindi i carboidrati netti sono molto molto bassi. Consumo frutta e verdura, quelle sono soprattutto fibre, quindi in termini di carboidrati netti è molto molto basso. E devo dire, stamattina mi sentivo molto molto low energy. Mi sono svegliato e mi sentivo abbastanza asciutto, ma ero veramente senza energie, raga. Avevo questa voglia matta, penso proprio di zuccheri. Ho voglia di cose dolci, ho voglia di Nutella. E secondo me questo ti fa capire quanto siamo dipendenti dagli zuccheri, più che i carboidrati in sé. È vero, ho anche voglia di pane, riso, queste cose qua, ma quelli, sai, facendo delle piccole sostituzioni come appunto le verdure, non ci penso troppo. Però gli zuccheri, c'è qualcosa che veramente, appena vedo qualcosa zuccherato, dico: cazzo, mi serve adesso. Niente, ci tenevo a spiegarvelo, perché già solo dopo 2 giorni mi sento così. Però in generale, stamattina stavo malino, ma stasera sto meglio di ieri sera, quindi magari mi sto abituando. Vedremo insieme nei prossimi giorni. Fisiologicamente quello che sto facendo si può anche paragonare ad una sorta di dieta chetogenica, in cui si riducono i carbo veramente
ad un minimo per provare ad entrare in chetosi. Praticamente i carboidrati sono la nostra fonte primaria di energia, ma dopo qualche giorno senza carboidrati il nostro corpo entra in chetosi e inizia a produrre dei corpi che si chiamano ketones, in italiano corpi chetonici, che a loro volta sono utilizzati dal nostro corpo come fonte di energia, rimpiazzando quindi i carboidrati. E tutti pensano che una dieta zero carboidrati vuol veramente dire zero carboidrati, ma in realtà per arrivare in chetosi possiamo comunque consumare un 50-60 grammi di carboidrati netti, e quindi se prendiamo molto dalla frutta e la verdura che contengono un sacco di fibre, possiamo consumare fino anche agli 80, 90, 100 grammi di carboidrati ogni singolo giorno. Ci tengo veramente a fare questa clip perché sono al terzo giorno e stranamente mi sento parecchio energetico, come non mi sono mai sentito nessuno dei giorni prima. E sapevo che appunto ci fosse questa cosa che serve al tuo corpo qualche giorno prima di entrare in chetosi. Una volta che entri in chetosi, praticamente il tuo corpo riesce a produrre energia anche se non gli dai carboidrati. Forse sto arrivando a quel punto, potenzialmente, perché è strano ma mi sento bene. E ragazzi, devo dire che anche con gli allenamenti, per avere un pochino più di energia, sono diventato un po' più dipendente alla caffeina e quindi al pre-workout. Infatti mi faccio sempre questo Amino Energy della Foodspring come pre-workout. Non lo prendo tanto per gli aminoacidi, perché non c'è tanta ricerca a supporto degli aminoacidi, però lo prendo per la caffeina. Ogni scoop ha tipo 200 mg di caffeina, che veramente mi aiuta a spingere di più. E come sempre, se volete provarlo, vi consiglio questo gusto, che è il maracuja, che secondo me è il gusto meno amare. Gli altri sono un pochino amari, questo invece è molto molto buono. E potete passare tramite il link in descrizione oppure usare il codice MUSCOLIAVITAFSG per supportare me e per avere un 15% di sconto su tutto Foodspring. Mazza che promo, raga. Continuo, va. Ragazzi, sto preparando la cena. No carb. Ormai è diventata così. Mi sto facendo l'abitudine, però è buonissima, ve la faccio vedere. E voilà, 250 grammi di tonno, lo cuocio molto poco perché mi piace quasi crudo, e qua abbiamo 300 grammi di queste varietà di verdure, mix di verdure che era in totale meno di 100 calorie, quindi veramente una bomba, saranno praticamente la mia fonte di fibre, di carboidrati, tra virgolette. Ci ho aggiunto sopra del ginger, che è questo qua, ve lo straconsiglio, per 100 grammi sono tipo solo 27 calorie, quindi veramente pochissime, e in più ci aggiungo sopra pochissima di questa salsa di soia light. Ragazzi, la mattina del quinto giorno, voglio farvi vedere la condizione. Questo è senza pump. Di mattina la luce è buona, eh? C'è una luce appena qua sopra. Se vengo un po' più avanti vedete quanto sono skinny. Non so se riuscite a vedere anche il quadricipite, tutte le linee. Sicuramente è sceso il grasso che avevo sulla pancia, però mi sento anche svuotatissimo. Non vedo l'ora di ricaricare durante la peak week e vedere un po' che succede. Normale, è stato tosto mentalmente, ma anche è stato bellissimo vedere fisicamente i risultati sul proprio corpo. Di fondamentale capire che i carboidrati in sé non fanno ingrassare, e quindi togliendoli non è che mi ha fatto bruciare più grassi. Funziona sempre allo stesso modo, abbiamo bisogno di un deficit calorico se vogliamo bruciare i grassi. Però esteticamente, togliendo i carbo, andiamo pure a buttare fuori l'acqua. E quindi sì, appari esteticamente un pochino più definito perché togliamo proprio tutta l'acqua che è subcutanea. Chiaramente c'è chi dirà, ma questa è solo una cosa vanitosa, e sì, effettivamente è un pochino vanitosa, e uno può dire alla fine sti cavoli perché devi fare una roba del genere, però è anche un sacrificio mentale e fisico che non tanta gente riesce a portare avanti, ed è veramente un bel test sia fisico che mentale. E concludo il video lasciandovi in sovraimpressione alcuni video del mio fisico in questa settimana low carb o senza carboidrati. Come vedete, purtroppo le luci cambiano perché ci spostavamo, quindi è un pochino inconsistent, un pochino difficile capire esattamente il fisico come è cambiato. Il terzo giorno mi sentivo e mi vedevo veramente veramente bene, ma può essere che appunto era dovuto alla luce. Il mio peso è sceso di più o meno 1,5 kg, ho toccato lows di 70,9 kg, niente di eccessivo,
Penso di essermi svuotato abbastanza bene, si inizia a vedere un pochino più di definizione muscolare e se anche tu stai pensando, ma questo è un protocollo che dovrei fare o non dovrei fare, io ti consiglio solo una cosa, che chiaramente più sei definito già, meno massa grassa hai e più si noterà una differenza se fai un protocollo appunto di Hell Week, Peak Week, una scarica di carboidrati. Non la farei per tutto il periodo di definizione, ma magari alla fine, se hai già raggiunto un buon livello, una body fat abbastanza bassa, allora, perché no, puoi provare e puoi vedere se vedi dei cambiamenti sul tuo corpo. Se sei arrivato fin qua, io ti voglio ringraziare di cuore. Per favore, lasciaci un like, ci metti 2 minuti se ti è piaciuto questo video, se ti è stato utile. Facciamolo arrivare ad altra gente come te e iscriviti se non l'hai ancora fatto. Io ti ringrazio, da me è tutto, ci vediamo nel prossimo video.